da quando è iniziato il super bonus si parla tanto di capotti, ovviamente, e le domande, le curiosità, dubbi e anche incertezze ci sono, ovviamente, sono tante. E tra queste anche appunto la scelta del materiale per il capotto. Qui vediamo una delle tante possibilità che il mercato offre e che tecnicamente sono una buona soluzione, cioè un capotto in lana minerale. Uno dei dubbi che spesso nascono a chi magari non è anche proprio del mestiere è il fatto che il materiale è abbastanza morbido e quindi l'idea che un capotto deve avere comunque un minimo di rigidità appunto diventa un dubbio legittimo. Se però si considera che il capotto non è solo un rivestimento in pannelli, ma è un pacchetto tutto sommato anche tecnicamente complesso da realizzare a regola d'arte, si vede poi che ci sono tanti altri strati che completano, quindi una rete che va annegata appunto in uno strato di materiale che ricopre il capotto e poi ovviamente strati di finitura. E quindi alla fine la superficie ovviamente sarà sufficientemente robusta per gli scopi a cui è destinata ovviamente. Nonostante questo, spesso nella parte bassa degli edifici si preferisce comunque fare un intonaco vero e proprio sopra il capotto. Quindi si fa il capotto e un rivestimento un po' più robusto di quello che vediamo qui, proprio per evitare che andandoci a prendere contro con le bici, con le moto, magari in un ambiente condominiale e così via, non ci siano problemi appunto di robustezza e di resistenza appunto delle superfici finite.